Avevamo detto a domani, che ci Però stiamo a bisogna fare qua? parlare di una cosa che Ancora qua non siamo. mi va giù, Da non mi va stamattina alle 10 giù. che chiacchieri, che c'hai da dire ora? Sono un Dai. po' avvelenato. Allora, intanto voglio dedicare questo video a Gianchi che ha telefonato da Parma. Vi siamo, ragazzi, vi siamo molto vicini a tutti quanti per quello che state passando. Sono scene che mi fanno venire i brividi, vedere come stare messi con la pioggia, eccetera, eccetera. Un abbraccio. Meno male a che tutti. La musica aiuta a tirarsi un po' su. Dai, dai, dai. Però questo è un video un po' amaro, un po' amaro. Allora, vi spiego. Di George Michael non gliene frega più niente a nessuno. E ora ci sarà una rivoluzione dopo questa frase. È vero, e ti spiego pure perché. Spiego pure perché. Come non gliene frega più niente a nessuno di Mariah Carey, che vende soltanto quelle 2 settimane di Natale. Una volta. Adesso per Spotify anche. Allora, le case discografiche che pensano? Oddio, ma come faccio? Questo non vende più niente, quell'altra non vende più niente. Tocca inventarsi un oggetto per attirare la gente, la clientela, no? L'oggetto di cui abbiamo parlato in un video di qualche settimana fa sugli Iron Maiden sono i picture disc Zoetrope. Che cosa sta accadendo? Che usciranno per Natale 2 Zoetrope, peraltro molto belli visualmente. Uno dei Wham con Last Christmas, un EP di 4 brani, di 4 versioni di quel brano eccezionale, di cui una registrata a Wembley dal vivo, e la raccolta natalizia di Mariah Carey su Zoetrope, con tutti quei disegnini fantastici, eccetera, eccetera, no? Vabbè. Allora io lancio un'idea, no? Perdonatemi, George, perdonami per quello che sto per dire. E la stessa cosa a Mariah. Mariah, se vedi questo video, qualcuno te lo riferisce, perdonami. Sono molto violento in alcune mie asserzioni, ma visto che non gliene frega per niente a nessuno, voi pensate che il picture disc Zoetrope dei Wham possa vendere l'ira di Dio sotto Natale? A meno che Rob possa lanciare l'idea, che poi mi è venuta in mente. Mo possiamo sentire. Mi è venuta in mente, sì, leggendo un libro fantastico, Il 33° giro, storia di decadenza dei negozi di musica. Molto bello quel libro, molto, ve lo straconsiglio. In Inghilterra, quando c'erano i vinili che erano difettosi, che facevano? Li squagliavano, ci facevano le insalatiere o gli oggettissimi, le insalatiere di David Bowie. Ora, non è che io vi dico di prendere il Zoetrope dei UM e squagliare il fondo e farci una biscottiera. Beh, no? Potrebbe far da piatto per... Brava! Per portare... Bravissima! Bravissima! Tu mi hai letto nel pensiero! Ah sì? Volevi dire questa stupidaggine, sì, qua? Allora, il vinile costerà... Vedi, a forza stare scontato. In negozio insieme tutto il giorno? Dai, cioè, dai. Guarda che... Dopo 21 anni... Fefe è una cosa, ragazzi, eccezionale, eccezionale. Da stasera ho capito che la giacca è nel cervello. Bene. Ma no, non sono mica è stupida. È la stessa su. Cosa che dovevo dire io. Hai capito? Qual allora, è dai, l'idea? Ho fatto... Visto che Bingo. Quel disco, quel splendido Zoetrope dei Wham, con tutte immagini natalizie, bellissime, eccetera, eccetera, non venderà nulla, lo sapete che ve dico? Compratelo e regalatelo come sottopiatto per le vivande. Voi immaginate? Fredde, perché se no si squaglia sotto. Se ci metti sopra la roba calda, fai la polenta. Scusa, Giorgio, vabbè, siamo scalerati. Diventa, voi vendete lo Zoetrope del modello. Il piccio di schiacciare le dimensioni di un 12 pollici, quindi un vino normale, tondo, e se voi ci mettete il piatto col torrone, la pettinata di panettone. Certo. E le noccioline, quella è una bella idea. Le noccioline, io ho detto di mortaccio sopra, no? C'ha ragione, poraccio. Giorgio, per tutto quello ha lavorato. Guarda, però, siccome Giorgio è sempre stata una grande persona, io sono sicurissimo che da sopra mi potrebbe dire: Rob,
You are a bastard man, but you are right. Cioè, io sono un bastardo, ma forse ho ragione. Pensate un po' a regalare un vinile dei Wham bellissimo natalizio come sottopiatto. Favoloso. Sotto bicchiere no, perché sarebbe troppo grande, no? Come cabaret, poi però se vorrebbe piegare. No, sottopiatto. Sottopiatto, solo ci metti un altro piatto, freddo, per sotto squadra, come dici te, e ci metti quello che ti ho detto. Pandoro, panettone. Dai, che sono le 8 di sera, c'ho fame. Torrone bianco e nero. Buono, poi stanno, mamma poi, mia. Che ci stanno? Le noccioline. Le noccioline perché ci ho pure tutta la frutta secca, certo. Tu guarda, ragazzi, come si è ridotta la musica. Come si è ridotta la musica. I zootrop, adesso sono diventati zootrop. Però sono belli, Sono bellissimi. Sono proprio belli, mi dà sono bellissimi. Fantastica. Sono bellissimi. Allora, ragazzi, anziché regalare un CD che tanto quando lo portate... Quelle canzoni di Natale che sono di una tristezza unica. Ciao Osvaldo, guarda, quella che cosa ti ho regalato? Bing Crosby, vai. Lo aspettavo questo CD, benissimo. Ci vediamo domani, ok? Sì. Allora, Amilcare chiude la porta. Osvaldo, piacere fa... Ma che cavolo mi ha regalato questo? Zootrop, abbiamo salvato il Natale. Io e la Fefè. Idea regalo. Abbiamo salvato il Natale. Strenna natalizia. Intanto ho messo in pre-order quello dei UEM. Prendetelo come sottopiatto. Fantastico, fantastico. Mi sa che... Le sette arrivano. No, le sette. Questo ha capito bene. Giorgio ha capito bene che noi sappiamo come dare dei consigli giustissimi. Se siamo inventati il sottopiatto natalizio di Mariah Carey e The Wham. Andate ci denunciano, mamma mia, non ti denunciano. No. Capirai, la Sony Music, se gli vendi 100 sottopiatti dei Wham è contento. E quando hanno mai venduto 100 dischi dei Wham loro? Ma quando? Va bene. A domani. A domani. Domani è sabato, alle 10 poi, siamo qua. Ma perché pensi che Piscio a Dischi è uscito la settimana scorsa, 2 settimane fa di George Michael, che era su Whisper, San Cimei, classifiche. Ma dighi! Dai. Inventa il sottopiatto, il futuro della musica sono i sottopiatti, grandioso.